mi è sembrato utile e istruttivo soffermarci un poco insieme su questo evento tanto importante della vita di San Francesco, vertice del suo cammino di conformazione a Cristo, le stimmate, proprio nel giorno della professione solenne dei nostri confratelli, il giorno del loro sì per sempre al Signore che li ha chiamati. Anche voi siete chiamati a seguire Gesù più da vicino, ossia secondo la forma di vita che il Figlio di Dio ha adottato sulla terra, povero, casto, obbediente, donandovi a Dio amato sopra ogni cosa per appartenere solo a Lui e camminare con la grazia dello Spirito Santo verso la maturità di Cristo, ossia il dono totale di voi stessi. Nel 1224, 2 anni circa prima della sua morte, Francesco sale al Monte della Verna per la Quaresima di San Michele Arcangelo. L'episodio delle stimmate si colloca nel giorno della festa dell'esaltazione della Santa Croce, 14 settembre, giorno in cui la Chiesa celebra la croce gloriosa del Signore risorto, l'albero della salvezza, il trono dal quale Cristo Signore regna come servo. In questo contesto si consuma un mistico incontro del poverello Francesco con Gesù. Francesco ormai è tutto di Dio e Dio si dona tutto a Francesco col suo amore e lo Spirito Santo plasma nelle sue membra le ferite della passione del Signore, cosa inaudita fino ad allora. Le considerazioni sulle stimmate che troviamo nel libro dei Fioretti ci offrono un racconto spirituale dell'evento. Prima di tutto ci dicono che Francesco si sentì ispirato da Dio a recarsi alla Verna. Francesco è del tutto docile allo Spirito, intuisce e prontamente obbedisce. Interessante anche come parte con 3 compagni, Masseo, Angelo, Leone, dei quali uno viene costituito guardiano. Francesco voleva sempre avere un guardiano, perché non voleva fare nulla di testa sua, ma solo obbedire alla volontà di Dio. Si danno anche uno stile per il viaggio, che si farà in silenzio o pregando. Senza preoccuparsi di cosa si mangerà e dove si riposerà, ricorrendo per questo alla mensa e alla provvidenza del Signore. Anche voi, cari fratelli, avete compiuto nei giorni scorsi un pellegrinaggio più o meno così, alla Verna. Siete andati a piedi da qui. Nella fatica avete sperimentato la gioia. Avete constatato la cura del Signore per voi, fin nei minimi dettagli. E avete detto, in vista di questo giorno, sì, ci siamo messi con Francesco nelle mani buone e forti di Dio nostro Padre. Procedono nel cammino. Francesco nella notte prega. È aggredito dai demoni che evidentemente cercano di dissuaderlo dal proseguire. Vogliono sbarrargli l'accesso alla meta. Così succede spesso che in tanti modi il maligno cerca di dirottarci dal bene, di farci desistere dall'opera intrapresa. Francesco sopporta i tormenti con tanta pazienza, a sconto dei suoi peccati, dice, tanto che i demoni si stancano prima di lui e mollano la presa. Nella notte, spiato dai suoi frati, Francesco è sentito piangere e implorare misericordia per i peccatori. Francesco non pensa solo a se stesso, ma porta con sé e su di sé la sollecitudine per i fratelli, per i peccatori, per tutti. Anche voi, carissimi, che vi accingete a professare, portate oggi sul santo monte della vostra consacrazione
della vostra offerta, del sacrificio di voi stessi, tante necessità della Chiesa e del mondo intero, di cui d'ora in poi siete chiamati a farvi carico in prima persona. Francesco è troppo debole e bisogna chiedere la carità di un passaggio su un asinello. Non c'è niente di eroico in questo salire la montagna, non c'è ansia di conquista, non c'è volontà di perfezionismo, ma santa semplicità e povertà e umiltà. È la grazia che lo attira sul Monte Santo e tuttavia Francesco si farà trovare all'appuntamento col suo Dio. Non perde occasione per mettere in pratica seriamente la parola del Vangelo che abbiamo ascoltato. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Giunti sul monte della Verna, Francesco viene attirato alla contemplazione. La natura circostante, così aspra e dura, con quei massi enormi e sconvolti, gli rammentava la passione del Signore. E sempre più attratto dall'amore di Dio, dalla sua presenza, tuttavia è sempre attento al fratello, anzi coglie una necessità spirituale di frate Leone che si trova sotto tentazione e gli dona una cartula con la sua benedizione, insegnandogli a non aver paura delle difficoltà, perché, gli dice, nessuno si deve reputare amico di Dio finché non è passato per molte tentazioni e tribolazioni. Francesco pensa anche al suo ordine, cresciuto enormemente e difficile da gestire. Domanda al Signore cosa ne sarà e Dio lo rassicura sul futuro dell'ordine, chiedendogli in qualche modo di consegnarglielo. Può sì pregare per il suo ordine, ma non come se tutto il peso e il suo destino stessero sulle sue spalle. In un certo senso, qui Francesco si spoglia anche di questo, rinuncia alla sua creatura, restituendo a Dio il suo stesso dono. Aveva già rinunciato al governo dell'ordine, ma ora Dio gli chiede un nuovo distacco, come ad Abramo. Francesco si inoltra sempre più tra le rocce, nella solitudine. Solo frate Leone gli porterà una volta al giorno un po' di pane e acqua, e poi di notte verrà per recitare insieme il mattutino. Leone ne approfitta per guardare di nascosto Francesco pregare. Una volta fa rumore calpestando delle foglie e Francesco se ne accorge. Leone raccontò che avrebbe preferito sprofondare sottoterra, ma Francesco fu benevolo con lui e anzi gli spiegò quanto Leone aveva solo udito e intravisto. L'aveva sentito pregare così: «Chi sei tu, dolcissimo Dio mio? Che sono io, vermine vilissimo e disutile servo tuo?» Mentre pregava, a Francesco era dato di vedere l'abisso dell'infinita bontà e sapienza e potenza di Dio e insieme l'abisso della propria viltà e miseria. Francesco era stupito che pure il Signore si degnasse di visitarlo. Il poverello ci fa comprendere come la creazione, la vita, viene da Dio, dalla sua bontà e sapienza, ed è custodita dalla sua potenza d'amore. Solo alla luce della rivelazione dell'amore e della misericordia di Dio, l'uomo può guardare con fiducia alla vita e può accettare se stesso, perché si riceve da Dio come dono di grazia, perché Dio fa bene tutte le cose. Solo grazie alla rivelazione dell'amore, l'uomo può accettare la sua piccolezza, il suo nulla, perché su questa miseria Dio pone il suo sguardo di misericordia. Solo dentro questo sguardo d'amore si spengono i conflitti e le rivalità e diventa possibile la fraternità e la pace. Francesco spiega anche che Dio gli chiede tre doni, gli ha chiesto tre doni, ma lui gli risponde che non ha niente da offrire alla sua maestà.
Gli viene risposto di cercare in grembo e vi trova 3 sfere d'oro. Gli viene fatto intendere che si tratta della santa obbedienza, dell'altissima povertà e della splendidissima castità. Cari fratelli, i consigli evangelici che assumete coi voti sono prima di tutto un dono di Dio. Vanno accolti con gioia e gratitudine, perché se vissuti bene permettono alla potenza dello Spirito di sprigionarsi, alla luce pasquale di diffondersi. Sono d'oro anche perché non si tratta di una qualsiasi povertà, ma di quella di Cristo, non di un'obbedienza subita, bensì dell'obbedienza del Signore, non di un celibato fine a se stesso, ma di quello stesso di Gesù per il regno dei cieli, come testimonianza che il regno è già in mezzo a noi. Tuttavia Francesco si ritrova in grembo, e questo significa che costituiscono anche un impegno, una custodia che richiede fatica, lotta. Così è la nostra vita, secondo la forma del Santo Vangelo, cioè secondo la forma di vita del Figlio di Dio e della sua madre poverella. Arriviamo alle stimmate. Francesco concentra la sua preghiera sulla passione e chiede 2 grazie. Sentire, dice, nell'anima e nel corpo, per quanto possibile, quel dolore che tu, dolce Gesù, sostenesti nell'ora della tua acerbissima passione. Sentire, per quanto possibile, quell'eccessivo amore del quale tu, figliolo di Dio, eri acceso a sostenere volentieri tanta passione per noi peccatori. E si ferma a contemplare la passione di Cristo e la sua infinita carità. Francesco ha compreso che la passione di Cristo è l'epifania della misericordia di Dio. L'amore sostiene la passione, e la passione invera l'amore. Questa è scuola di vita, cari fratelli, è la scuola della nostra fede, è la sapienza della croce. Gli apparve un serafino con 6 ali, e al centro portava l'immagine di Cristo crocifisso. Stette davanti a lui e lo ricolmò di divina dolcezza. Sperimentava insieme gioia infinita e smisurato dolore di compassione. Quando scomparve, apparvero sulle mani e sui piedi di Francesco i segni dei chiodi e sul fianco la ferita della lancia, al che il Signore Gesù gli disse: «T'ho donato le stimmate che sono i segnali della mia passione, acciocché tu sia mio gonfaloniere». La montagna ne fu tutta illuminata, e quando tornò a Santa Maria degli Angeli a dorso d'asino, perché non poteva camminare, fu come una processione del Corpus Domini. Tutto un fiorire di conversioni, di miracoli, un accorrere di gente, un tripudio di fede e di gioia, un fiorire di gesti di pace. Francesco poteva dire in tutta verità: «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me e io porto le stimmate di Gesù nel mio corpo». Francesco, uomo nuovo, rinnovava il mondo. Francesco, uomo di Dio, attirava tutti a Dio. Forse ci direbbe oggi Francesco, e in particolare a voi, cari fratelli, quel che disse ai suoi frati prima di morire: «Io ho fatto la mia parte, Cristo vi insegni la vostra».